Sei interessato a investire sul lungo periodo, senza dover quindi impazzire dietro ai grafici e senza dover fare trading? Questo video in tal caso fa proprio per te. E non vale solo per Bitcoin, perché questi quattro metodi che ti sto per spiegare sono applicabili a qualsiasi asset sul quale appunto sei interessato a investire sul lungo periodo. Ti anticipo già dicendoti che non ti voglio parlare del PAC, del piano di accumulo. Lo abbiamo già trattato in maniera piuttosto esaustiva in un altro video. Oggi facciamo un passo avanti. Vi mostro appunto quattro metodi più avanzati del PAC finalizzati a massimizzare il rendimento di un investimento sul lungo periodo mantenendolo sempre a minimo sforzo e minimo impegno. Buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti. Io spesso nei miei video parlo di trading, ma mi rendo conto che qui la maggioranza delle persone è interessata a investire in Bitcoin sul lungo periodo. E quindi perché non dedicare un bel video esaustivo dove spiego dei metodi dalla A alla Z sul come avere un approccio di questo tipo? È arrivato il momento. Non mi perdo tanto in chiacchiere perché ci sarà molto di cui parlare. Vi ho anche preparato una presentazione con una decina di slide che utilizzerò per aiutarvi a seguirmi nei ragionamenti che facciamo tra poco e che vi lascio come sempre scaricare in maniera totalmente gratuita. Vi lascio il link a tal proposito in descrizione. Tenetevi forte perché entriamo nel fantastico mondo dell'investimento sul lungo periodo. Seguitemi. Come vedete, oggi ho voluto dare sfogo a tutta la mia professionalità e ho addirittura utilizzato delle slide brandizzate. Vabbè, non perdiamoci troppo in stupidaggini e andiamo dritti al nostro tema di oggi, ovvero l'investire sul lungo termine, alternative al solito PAC. Perché dico solito? Perché ultimamente quando si parla di investimento sul lungo termine lo si associa automaticamente al PAC, come se fosse l'unico metodo esistente. In realtà fortunatamente non è così, a seconda delle esigenze ci sono anche tanti altri metodi che alcuni dei quali li andremo a vedere per l'appunto oggi. Partiamo da alcuni prerequisiti necessari a iniziare questo percorso e gli obiettivi che noi dobbiamo prefiggerci. Prerequisiti quali sono? Allora, innanzitutto conoscere l'asset in questione. Perché? Noi stiamo investendo su Bitcoin, su un'azione, su un ETF, qualsiasi cosa esso sia, dobbiamo sapere che cos'è, ok? Perché noi stiamo comunque costruendo una posizione, come vedremo tra poco, orientata al lungo termine, che noi vogliamo detenere nel tempo. E quindi, cioè, immaginatevi il controsenso di voler fare una cosa del genere su un asset che non conosco. La prima domanda che viene da fare è: perché ci stai investendo? Ok, è vero, Bitcoin è bello, se ne parla bene, ma non stiamo facendo la speculazione con 50 euro se sale bene, se scende amen. No, stiamo costruendo un portafoglio di lungo termine, quindi bisogna conoscere l'asset, in particolare cosa ci spinge a credere che quell'asset abbia valore e avrà valore in futuro. Questo anche per fare da kill switch, come si suol dire, ovvero se quei fondamentali vengono a mancare io devo essere pronto comunque a convertire il mio investimento in qualcos'altro, a fermarlo, ok? Questo implica consapevolezza su quello, sull'asset su cui stiamo investendo. E inoltre sulla tipologia di investimento in costruzione, ovvero stiamo ragionando sul lungo termine, quindi non ha nessun tipo di senso guardare il prezzo ogni giorno, vedere se siamo in perdita o in profitto ogni giorno, ogni settimana. No, non ce ne deve fregare niente. Noi dobbiamo fare questo ragionamento. Io ho tot liquidità, su quali asset io penso che sia ben riposta, ben investita? La risposta deve essere appunto gli asset sui quali voglio investire. E oggi vediamo il metodo per evitare di fare un unico mega acquisto. L'ipotesi di fondo pertanto è l'apprezzamento nel tempo degli asset. Noi ovviamente dobbiamo pensare che stiamo investendo su asset che si apprezzeranno, altrimenti non ha nemmeno senso il volerci investire. Sul lungo periodo ovviamente, non da qui a un mese, non da qui a sei mesi, ma da qui a 10, 20, 30 anni, quello che sarà. Obiettivo pertanto la costruzione di una posizione long, hold, chiamatela come volete, su un asset specifico, Bitcoin, cripto, un ETF, uno stock, qualsiasi cosa, però sul lungo periodo posizione da costruire un po' alla volta. L'obiettivo conseguente a questo è che noi andiamo a cercare
l'abbassamento del cosiddetto prezzo medio di carico. Perché? Abbiamo detto che ovviamente ipotizziamo un apprezzamento dell'asset nel tempo, noi vogliamo costruire una posizione, quindi il prezzo medio al quale abbiamo acquistato questo asset vogliamo che sia il più basso possibile. In questo modo, di conseguenza, il guadagno sarà massimizzato. Sembra facile, ma ovviamente non lo è, perché se lo fosse non ci sarebbe neanche bisogno di parlarne. Ci sono tante domande da farsi, ovvero come abbasso il prezzo medio di carico, come decido quanto allocare su una risorsa o su un'altra, su un asset o su un altro. Ecco, queste sono solo alcune delle domande alle quali bisogna rispondere. E adesso iniziamo a farlo in maniera più concreta che mai. Prima cosa, obiettivo di portafoglio, quindi dobbiamo partire con in mente l'obiettivo, ovvero io quanto voglio allocare su certi asset, quanto voglio investire, quanto posso permettermi di investire. Qui bisogna fare un attimino un passo indietro, a rischio anche di andare magari un po' off topic. In questa slide io ho mostrato un flusso che ognuno di noi dovrebbe ragionare per sé, ovvero sapere le proprie entrate e sapere quanto ci possiamo permettere di investire. Perché? Perché non ha senso dire adesso, guardar per aria e dire, sa, facciamo, investo 100 euro al mese in Bitcoin. Ok, ma perché? Da dove deriva questa somma? Uno deve fare delle analisi della pianificazione finanziaria su se stesso che sia concreta e sensata e sostenibile sul lungo periodo. Non che oggi posso investire 100 euro, ma domani magari non posso più, devo modificare, va a finire che introduco delle variabili esterne e faccio confusione. Quindi, importantissimo capire, che non è ovviamente scopo di oggi perché abbiamo da parlare del metodo di investimento, ma è importante capire quanto posso permettermi di investire. Io qui ho fatto un esempio, supponiamo di voler ottenere tra 5 anni un portafoglio composto da un controvalore di 120.000 euro, ho usato questa somma perché è semplice, perché diventa 500 euro al mese in Bitcoin, non per altro, suddivisi per l'appunto al 25% in Bitcoin e al 75% in cash. Ho fatto questa suddivisione perché? Perché è un portafoglio estremamente semplificato. Un portafoglio investimenti magari contiene una parte in Bitcoin, una parte in stocks, una parte in commodities, una parte in obbligazioni, insomma ognuno è libero di investire come meglio crede, e una parte in cash per tenere la stabilità tendenzialmente. Io ho utilizzato questo esempio per scopo semplificativo, come sempre not financial advice, l'ho scritto anche lì in basso a sinistra, non sono consigli finanziari, sono solo esempi appunto esemplificativi. Quindi se io voglio ottenere in 5 anni questo portafoglio, io dovrò ogni mese accantonare 500 euro in Bitcoin e 1500 in cash e così via, ok? Questo è il pack tradizionale e quindi arriverò alla fine a questa esposizione, a patto che ovviamente Bitcoin non si muova, cosa che non accadrà, e quindi da lì nascono le necessità di adottare una strategia che si possa evolvere con la volatilità di Bitcoin. Non spaventatevi, so che sto già introducendo parecchi temi, ma adesso li andiamo a vedere uno a uno. L'importante da capire da questa slide è che io devo avere un obiettivo ben preciso e sapere di poter raggiungerlo. Andiamo avanti e partiamo con il concetto fondamentale che sta dietro alle strategie che adesso vedremo, ovvero l'ottimizzazione. Io devo ottimizzare da un lato il mio tempo, il mio coinvolgimento emotivo e l'influenza da parte delle variabili esterne, che devono essere ridotte al minimo tutte e tre. Perché? Perché io non voglio stare davanti ai grafici giorno e notte, altrimenti facevo trading. Non voglio coinvolgimento emotivo, nel senso che io devo decidere se acquistare o vendere in base a troppi parametri e quindi mi faccio prendere magari dalla paura, dall'avarizia, dall'avidità e faccio errori. Non deve accadere. E l'influenza dalle variabili esterne. Se io dico, bene, bisogna acquistare se questo indicatore è sopra tot, ma nel frattempo la candela chiude lì, si forma questo pattern. No, troppe variabili esterne, bisogna semplificare ai massimi. Dall'altra parte però io voglio il massimo rendimento potenziale e quindi qua c'è un po' questa bilancia che bisogna soppesare nella maniera più corretta. In che modo?
non vi voglio paccare, ovvero non vi voglio parlare del PAC oggi. È un buon metodo il PAC, non fraintendetemi, il piano d'accumulo. Ne abbiamo già parlato in un altro video, dati alla mano, tra l'altro, e abbiamo dimostrato la sua validità. Quindi questo lo do per assodato, però oggi non vi voglio parlare di nuovo del PAC, perché ormai vi uscirà da tutti gli orifizi. Il PAC sicuramente ha risultati positivi, è un buon metodo, è il più semplice, ma non è sempre ottimo. Perché? Perché soprattutto in mercati volatili è un peccato non sfruttare almeno un minimo i trend, ok? Cosa che cercheremo di fare con questi metodi che vi mostro a partire da ora. Metodo numero 1, il cosiddetto value averaging, che differisce dal classico dollar cost averaging, ovvero il classico PAC, dal fatto che lui va a guardare, per decidere la quota mensile, il controvalore che io sto già avendo nel mio portafoglio sull'asset investito. Non spaventatevi, andiamo a vedere cosa vuol dire. Io definisco innanzitutto una quota mensile che chiamiamo Q, nel nostro esempio 500 euro al mese da investire in Bitcoin. Quindi il mese 1 io investirò 500 euro, il mese 2 quanto investo? Ecco, qui entra in gioco il value averaging, ovvero io ogni ennesimo ingresso, quindi mese 2, mese 3, 4, 5, n, ogni ennesimo mese, il controvalore totale che ho investito in questo asset deve essere n volte la mia quota. Quindi il mese 1 500, il mese 2 1000, il mese 3 1500, ma in controvalore in euro, ok? Quindi questo vuol dire che se nel mese 1 ho acquistato 500 e nel mese 2, supponendo tra il mese 1 e il mese 2, Bitcoin ha fatto per 2 ed è arrivato a valere 1000, io il mese 2 investirò 0 perché sono già a 1000. Se al contrario Bitcoin ha fatto il meno 50% e io mi trovo con 250 euro al mese 2, io investirò 750. Attenzione quindi, perché questa strategia prevede la possibilità di dover investire di più del fisso predefinito, ok? Pertanto nel pianificarla, nel fare il proprio budgeting, quella cosa che abbiamo visto esattamente qui, nel decidere la percentuale dedicata all'investimento, dobbiamo sottodimensionare, perché dobbiamo essere consapevoli che la reale allocazione, la reale quota potrebbe essere più alta di quella prevista. Caso estremo, mese 1 500 euro, tra il mese 1 e il mese 2 Bitcoin è triplicato e vale 1500 euro, io oltre a non investire 0 venderò 500, ok? Per arrivare a 1000. Io voglio che il controvalore totale investito sull'asset aumenti di Q, della quota Q, ogni mese, ok? Non accetto deviazioni. Quindi sostanzialmente questo combina il piano d'accumulo al concetto di ribilanciamento, che abbiamo già visto in più occasioni, ve l'ho riportato anche nell'ultima slide. Quindi questo concetto lo mastichiamo e digeriamo meglio alla fine. Adesso andiamo alla strategia numero 2, che è una variante del piano d'accumulo classico. PAC più accumulo di liquidità in downtrend. Qual è la differenza? Allora, la differenza si vede solo nel downtrend, perché durante l'uptrend io faccio un classico piano d'accumulo, un classico PAC. Se inizia un downtrend, io cosa faccio? Metto in pausa il PAC e accantono ogni mese la quota di liquidità dedicata al PAC, destinata al PAC. Quindi avrò durante, che ne so, uptrend, io continuo a versare, inizia il downtrend, mese 1 500 li metto da parte, mese 2 ancora downtrend, altri 500 ho da parte 1000, mese 3 1500 e così via. Non appena l'uptrend riprende, io entro tutto in una volta con le quote che ho accantonato, ok? In questo modo io cerco di evitare di mediare al ribasso su un downtrend che non so quanto durerà, ma punto a entrare una volta che il downtrend è terminato. Chiaramente non ci sono certezze, non c'è sicurezza, non è una strategia che prevede il timing, anche perché non è che vendo la posizione che ho già, io la posizione che ho già la tengo. Metto soltanto in pausa il mio PAC per cercare di entrare nei momenti in cui i downtrend terminano. Tutto qui, non prevede particolare sforzo se non la necessità di monitoraggio del trend, perché devo rispondere alla domanda: come definisco l'uptrend, come definisco il downtrend? E questo lo vediamo
parliamo tra poco, perché anche le prossime strategie richiedono un minimo di monitoraggio del trend. Strategia numero 3. Il metodo 2, quindi quello appena visto, con un moltiplicatore sulla liquidità. Qui si va ad aggiungere un tantino di attività in più, nel senso noi abbiamo detto bisogna minimizzare lo sforzo richiesto. Qui in realtà ci stiamo aggiungendo qualcosina. Il monitoraggio del trend, come vedremo, non è particolarmente complicato, basta essere lì una volta al mese, un paio di volte al mese per controllare alcuni parametri. In questo caso devo anche tenere d'occhio la liquidità. Perché? Perché in questo caso mi comporto come nel caso 2, ovvero durante il downtrend accantono la liquidità anziché continuare il pack, però in questo caso vado a maggiorare la liquidità con la durata del downtrend. C'è una sorta di componente che a qualcuno so non piace, che la chiama martingala, perché si va a incrementare la quota con il ribasso, ma la maggiorazione non deve essere folle del tipo del raddoppio ogni volta che il ribasso prosegue. Un esempio di maggiorazione è la maggiorazione lineare, esempio più 1% più 2% per ogni mese in downtrend, il che vuol dire io accantono 500 durante il mese 1 di downtrend, mese 2 se è ancora di downtrend 500 più il 2%, mese 3 500 più il 4% e così via, ok? Ovviamente siamo sempre sotto ipotesi di proiezione rialzista nel futuro, questo è alla base di tutto. Se non sussiste questa ipotesi, capite bene che questi metodi non hanno assolutamente senso. Io devo vedere questo asset come apprezzato nel futuro. Anche in questo caso è necessario un monitoraggio del trend, nonché un minimo di contabilità sulla liquidità accantonata, perché, ripeto, va un pelino gestita con questa maggiorazione. Infine, metodo 4, pack con enfasi ribassista. Cosa significa? Significa che in sostanza noi andiamo a concentrarci di più con gli ingressi nelle fasi ribassiste anziché quelle rialziste. In che modo? Ci sono sostanzialmente due modi combinabili, anche a piacimento. Si può decidere di fare metà in un modo e metà in un altro. I due modi sono: uno, decremento della quota ad ogni mese di uptrend. Quindi se noi mettiamo 500, ogni mese possiamo togliere un 1% ogni mese che aumenta di prezzo. Al contrario, quando inizia il downtrend, io resetto, quindi ritorno a 500, anche se arrivo da 12 mesi di uptrend e ho scalato 12 volte la posizione, e incremento la quota ogni mese che il downtrend continua. Quindi arrivo dall'uptrend, riparto da 500 il primo mese di downtrend, il secondo 500 più 2%, 500 più 4% e così via. Si può anche introdurre degli hard cap alla maggiorazione o alla diminuzione della liquidità dedicata, come ad esempio un 10% di hard cap, il che vuol dire che anche se ci sono più di 5, 6, 7 mesi di downtrend continui, io farò 500 più 10% al massimo, quindi non vado a incrementare in maniera indefinita la mia posizione. E questo mi aiuta anche in fase di pianificazione, perché comunque so che oltre a quel 500 più 10% a quello che è l'hard cap, io non dovrò mai versare, ok? E quindi mi aiuta, ripeto, in fase di budgeting. Anche in questo caso è necessario un monitoraggio del trend. E adesso arriviamo al dunque, ovvero, sto monitoraggio del trend, come caspita si fa? Ci sono diversi metodi, insomma, in base a come uno è solito gestire l'analisi dei trend sui grafici. Qui si introduce, se vogliamo, una componente di trading, quindi non complicato, è un minimo di trend analysis. Quindi se uno non sa neanche che cos'è un trend, una media mobile, è meglio lasciar perdere e utilizzare un metodo che non la prevede, o piuttosto il classico pack, finché non c'ha voglia di mettersi a studiare, capire queste basi, ci vuole veramente poco, e poi passare al livello successivo. Io ho fatto tre ipotesi qua, che ovviamente possono essere arricchite con altri indicatori, altri metodi. La prima delle quali è il cross delle medie mobili, ad esempio 20 e 50 giorni, una a caso, e quando il cross è rialzista, quindi la media mobile 20 è sopra quella 50, abbiamo un uptrend, viceversa downtrend, tutto lì. Oppure il prezzo è inferiore a una media mobile, ad esempio la media mobile sul time frame mensile a 10 campioni,
EMA 10 mesi. In questo caso, se il prezzo nel mese in cui devo andare a fare l'operazione di accumulo, quindi di acquisto, è superiore alla media mobile, io sono in uptrend. Al contrario, se è inferiore alla media mobile, io lo considero downtrend. Tutto lì. Oppure uno dei miei preferiti, ed è quello anche che vedete in questo grafico qui, sono le candele Heikin Ashi, che si possono impostare da TradingView, e in sostanza finché l'Heikin Ashi è verde, ci sono candele verdi, sono in uptrend; quando ci sono candele rosse, sono in downtrend. Sul time frame mensile l'Heikin Ashi su Bitcoin funziona abbastanza bene e non richiede nessun tipo di sforzo, perché anche se non so nulla di analisi tecnica, consiglio comunque di andare ad approfondire chi non lo sa, a capire cosa sta usando, cosa sono le Heikin Ashi. Però è veramente semplice: verde uptrend, rosso downtrend, tutto qua. E puntini puntini, nel senso, se uno ha altri metodi, i massimi, i minimi, le analisi di altro tipo per andare a definire i trend, va bene tutto. L'importante è definire uptrend e downtrend e comportarsi di conseguenza. Ultima cosa, ma forse la più importante, è quando arrivo a regime, quindi passati quei 5 anni iniziali, non è che vendo tutto, è finito l'investimento, no, sono a regime, ok? 5 anni che abbiamo fatto all'inizio in questa proiezione qua, ok? Non è che finiti 5 anni è finito tutto, no, arrivo a regime, teoricamente è terminata la fase di accumulo. Quindi cosa faccio? Allora, uno, ogni mese, trimestre, periodo, quindi periodicamente, ribilancio il mio portafoglio. Cosa significa? Se nell'esempio noi abbiamo detto 25% Bitcoin, 75% cash, io, se Bitcoin fa per 2 e dal 25% mi diventa il 35 o quello che è, dovrò andare a vendere parte dei Bitcoin per cash, quindi per liquidità, per riportare la percentuale al 25%. Perché il portafoglio deve essere controllato, non in preda alla volatilità. Controllandolo in questo modo, io vado anche a assorbire l'effetto volatilità, che su Bitcoin è notevole. Quindi se Bitcoin pompa e cresce, io vendo Bitcoin e realizzo profitto; se Bitcoin cala e si riduce, quindi la percentuale che ho in portafoglio, io lo vado ad acquistare riducendo la mia percentuale di liquidità e ribilancio alle percentuali predefinite. In questo modo è una sorta di mediare il prezzo di nuovo a ribasso. L'obiettivo è sempre quello: mantenere le percentuali controllate, assorbire la volatilità e quindi mensilmente, trimestralmente, bimestralmente, a piacere, ribilanciare il portafoglio è fondamentale. Nel frattempo, se voglio incrementare ulteriormente la mia quota investita, posso continuare a versare la mia quota mensile come da programma, ma l'andrò a dividere nei due asset, quindi liquidità e Bitcoin, secondo le percentuali. Quindi non devo più preoccuparmi delle strategie che abbiamo visto finora. Una volta a regime, basta seguire il flusso delle percentuali definite sul mio portafoglio, in modo che rimanga sempre bilanciato. Bene, ho terminato. So di avervi estenuato sicuramente, guardatevelo in due parti, guardatevelo a velocità per due, però vi prego, guardatevelo, perché investire sul lungo periodo è più facile che fare trading, ma non bisogna dare per scontato che basta comprare e holdare e poi sarà quel che sarà, perché occorre una strategia di gestione estremamente precisa, altrimenti perdiamo il controllo del nostro investimento. Mi raccomando, potete scaricare le slide da qua sotto. Se avete apprezzato il contenuto, lasciatemi un like, che sapete quanto mi gasate. Vi faccio un carissimo saluto e ci vediamo alla prossima.